Celui qui veut tester qu'il vienne. Personne ne va tirer dans mon dos. Avec quoi je vais frimer ce week-end? La Ferrari ou la Lambo? J'ai fait trop d'oseille cette semaine. Calibré pour être sûr que tout est réglo. Qui vais-je baiser, la mienne ou la tienne? Je rappe depuis le ciel et les étoiles entraînent. Ne parle que de elle, la terre ne parle que de haine. Elle ferait changer un homme, il serait plus jamais le même. J'love au pieu, je répète jamais la même scène. J'innove, peine et amour, amour et douleur. Si ça vaut le coup, je souffrirai comme champ de couleur. Mon cœur, souvent de mauvaises humeurs. Si tu es la bonne, je ne serai plus tranquille. Tranquila, tu andas conmigo. Y yo aquí controlo comodo. Si quieres, te quedas el weekend. Y usas el Ferrari o el Lambo. Pide lo que tú quieras más. Lo que sea que yo hago el arreglo. Y si quieres nos vamos de vacaciones y viajamos todo el año. Dime qué tengo que hacer para complacerte, besita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo más que tú quieres, que tú necesitas? Pídeme lo que desees, que yo te lo compro. ¿Quieres Gucci, Louis Vuitton? Debes echar un bolso. Todo lo que me digas, bebé, lo que tú pidas. Tú sabes mi cielo, que por ti yo doy la vida. Te ofrezco algo de beber, dime qué te place. Don Perio Moe, y se te complace. Busca el traje de baño que nos vamos en el yate. De mi socio Uwa, puerto del Caribe y amanecemos en Aruba. Amigo, amigo, moi yo zapera, all eyes on me. Come Ronaldo a Rio. Benvenuti amici appassionati bianconeri di Udinese Channel con uno degli ultimi ospiti della rubrica Tu per Tu, Molla Vaghe, difensore arrivato quest'anno all'Udinese. Molla, ti andiamo subito a chiedere come è nata la tua passione per il calcio. Da bambino tanto giocato con i miei fratelli. In quale ruolo del campo tu pensi di poter dare il meglio di te? Mi trovo bene, qualsiasi posizione, in difesa. Udinese gioca 3 e 4, e preferisco centrale, ma mister mi fa giocare anche sinistra. Hai iniziato a giocare nelle giovanili del CAEN, cosa ricordi di quel periodo? Abitavo nel centro sportivo. Come giovanili, mm-hmm. Avevo 15 anni, ho giocato 8 anni nel camp, 5 nel giovanili e 3 prima squadra. Nel settore giovanile ti sei comportato benissimo, hai anche segnato qualche gol, nonostante il tuo ruolo poi è arrivato anche l'esordio in prima squadra. Che emozione hai provato, insomma, quando il mister ti ha scelto le prime volte? Erano tutti più grandi di me. Nella 2010, ho firmato un contratto da professionista con mister Duma e esordito in Serie A. E grande emozione come per tutti i giocatori. Abbiamo visto che sei un difensore che segna molto, ma questa propensione a segnare ti ha fatto magari iniziare da attaccante o sei sempre stato un difensore? Quando ero piccolo ho giocato centrocampista uh-huh. E attaccante, e appena arrivato al CAEN difesa solo. Descrivici una partita importante, magari un tuo gol, il primo che hai fatto. In Serie B contro il Nantes a casa abbiamo vinto 1-0 e siamo andati in Serie A. Il primo gol contro Ajaccio, risultato finale 2-2. Hai fatto una di piede importante perché prima partita in Serie A. Poi qui prima di te è arrivato Hertho, che ha avuto il tuo stesso cammino, venite
dalla stessa squadra, il Caen. Quali somiglianze ci sono, insomma, tra voi due? Io ho giocato quando Toma è venuto a Udinese, molto amici nel giovanili, poi sono molto contento di giocare con lui a Udinese. Ok. Poi quando sei arrivato qui, insomma, sei passato dalla Francia all'Italia, proprio hai parlato magari con Hertaux, quanto è stato importante ritrovarlo qui, ritrovare anche degli elementi che parlavano francese? Tante differenze come allenamento e tattica. La prima grande difficoltà è la lingua. Sono mancato due mesi e mezzo, come la nazionale, e sono un po' indietro. Spero di imparare in più presto. Prima di venire ho parlato con Toma per chiedere informazioni e mi ha parlato benissimo, così sono venuto contento anche di trovare qualche francese. E poi Udinese comunque è un posto dove esordiscono molti giovani, come viene vista l'Udinese all'estero? Sono stato molto contento perché tutti conoscono l'Udinese per la sua organizzazione, trova giovani talenti e l'assistenza ai giovanili calciatori. Poi tu hai avuto appunto una stagione condizionata, ma quando hai giocato hai fatto molto bene. Un bilancio della tua stagione, insomma, come giudichi il tuo campionato fatto? Credo ci sono miglioratore tecnicamente e come personalità. Ho esordito e giocato 9 partite e 2 gol. Hai fatto 2 gol. All'inizio ero infortunato, non ho giocato, ero poi deluso. Ora sono contento, posso fare sempre meglio e sono a disposizione del mister quando mi chiama, sono pronto. Widmer, Vaghe e Danilo sono saliti per colpire di testa, anche lo stesso Pasquale a far confusione sul secondo palo insieme a Di Natale. Batte tagliato con E, Danilo, la palla scende nella zona di Molinaro, Quagliarella ammortizza male per Farnerud che stende a terra con E, c'è il vantaggio. Widmer per Allan, il cross di Allan è per Vaghe, il miracolo di Padelli! Strozza in gola, la gioia del gol, del primo gol in Serie A di Vaghe, che bello stacco. Bellissimo, ma tutte le volte che tu vai sugli esterni, sulle fasce, crei sempre dei problemi. Adesso è stato un bellissimo cross, è stato Vaghe molto bravo a salire, sembrava in alto, in cielo, l'ha colpita altrettanto bene, ma è stato bravissimo Padelli a rinviare il calcio d'angolo. Si rimane in zona offensiva con il corner di Natale, Vaghe che ha mangiato in testa Cesare Bovo. Adesso il corner di Natale, la palla sporcata, gol! Gol! È il gol dell'Udinese! Non so se l'ha toccata con Eo, se è un'autorete, ma comunque l'Udinese l'ha ribaltata! Con la grinta di Panagiotis, con E che lì sotto è riuscita a girarla in fondo al sacco. Udinese 2, Torino 1. Appunto, abbiamo detto, tu hai segnato 2 gol anche molto importanti, puoi descriverceli? Il primo gol contro Torino, corner di Toto, e ricordo che tutti i miei compagni mi hanno abbracciato. E poi il gol? Seconda gol contro Fiorentina su corner di Toto, e giarata di testa di Guilherme, gol di piede. Sia di testa che di piede, giustamente. Hai dimostrato di segnare in tutti e due i modi. Silvan Widmer che può accendere i propulsori, Widmer scivola, forse c'era un fallo, ma Widmer la allarga per Gabriel Silva. Attenzione a Gabriel, il sinistro diventa un assist, Moretti evita l'intervento di Natale, che chiusura di Moretti. Beh, chiusura di Moretti importante perché si è adotto tutto solo per spingerla dentro. Comunque è stato molto bravo anche Widmer, nonostante tutto che sia scivolato, ha servito la palla poi a Gabriel Silva che è venuto fuori in cross. Ha iniziato bene Gabriel Silva questa partita, è subito entrato nel clima
della gara. Calcio d'angolo nel frattempo che andrà a battere Totò Di Natale con la traiettoria ad uscire. Vediamo la battuta di Di Natale. Di Natale! Mollava che! Lo aveva fermato Padelli prima, ma adesso il portiere del Torino non può nulla sul colpo di testa di Mollava che! Primo gol in A e l'Udinese raddoppia il vantaggio. Direi che se lo merita, perché il ragazzo ci ha creduto già anche nel primo tempo. È stato sfortunato che ha fatto la parata Padelli. Stavolta non c'è riuscito Padelli a intercettare questo grandissimo colpo di testa di Vaghe. L'abbraccio con Geico, Terò e Bruno Fernandes. Il gol di Molla Vaghe, favoloso lo stacco aereo perentorio del Maliano. Non bisogna mollare. Allan, ancora il brasiliano, la palla schizza sul piede di Basanta, terzo corner per l'Udinese che ancora non ha portato pericoli alla porta di Neto, però con il terzo corner fa guadagnare fiducia a tutta la squadra bianconera. Carnezis che ne approfitta per fare qualche esercizio di riscaldamento, visto che la Fiorentina non si è ancora affacciata dalle parti della Fiorentina, ma bisogna stare sempre allerta come è successo contro il Torino. L'Udinese sempre pronta a difendersi e sempre pronta soprattutto a reagire. Batterà, tanto per cambiare, Totò Di Natale. Movimento e traffico in area con la Fiorentina che difende la sua area. La palla è per Danilo che non ci arriva di poco. Poi Guilherme la riapre. Vaghe! Ancora Molla Vaghe! Secondo gol consecutivo in casa per il Maliano che sfrutta la spada di Guilherme e Fredda Neto per il gol dell'1-0. L'Udinese ha trovato un bomber in casa e Molla Vaghe! Eh beh sì, sicuramente sì, sto ragazzo veramente ci ha creduto molto. Qui è andato a saltare di nuovo palla inattiva, si è ritrovata questa palla. È stato un errore in fase difensiva anche della Fiorentina, perché erano in tre lì, hanno guardato saltare, se non sbaglio Danilo che gliel'ha toccato. Lui solo ha insaccato, niente da fare. Complimenti ragazzo. Grande freddezza di Molla Vaghe sulla sponda aerea di Guilherme che di testa ha saltato in mezzo all'area e l'ha sporcata fino a farla arrivare a Molla Vaghe che da dentro l'area piccola non poteva sbagliare. Sempre un brasiliano insomma, Guilherme, Danilo. Quindi. Assolutamente sì, Danilo che ci aveva provato in prima istanza, poi è arrivata la sentenza di Cassazione di Molla Vaghe, Udinese che l'ha sbloccata al quarto d'ora. Poi nel tuo migliore momento della stagione purtroppo è arrivato questo infortunio, tra l'altro in un'amichevole del giovedì. Quanto ti è dispiaciuto? Molto dispiaciuto perché stavo giocando titolare. E quali consigli ti dà spesso Stramaccioni e comunque tutto il suo staff tecnico, compreso anche Stankovic? Cerco sempre di fare che chiede il mister, il suo staff, e durante la settimana sono contento per la fiducia e voglio fare ottime prestazioni. Mollo, ma che mollo, ma che cosa dite? Mollo che? Ma che mollo? Ma quale mollo? Perdonate l'intromissione di uno dei personaggi del web più amati e, come si dice nel gergo 2.0, virali di tutta la storia recente e non solo, ma siamo certi che non sono stati pochi ad aver pensato questa cosa pensando a Molla Vaghe. Al di là della chiara assonanza tra i due termini, Molla sta dimostrando di non essere per nulla mollo, anzi... E mollo che? Il numero 2 bianconero continua a sorprendere e si sa, nel calcio, quando continui a sorprendere alla fine diventi una certezza. È questo il passaggio più importante nella carriera di un calciatore, in particolare nel cambio di campionato, soprattutto in Italia, nello specifico all'Udinese. Ben inteso, se c'è un club in cui è facile valorizzare le proprie qualità, questo risponde al nome di Udinese Calcio, ma al tempo stesso di giovani interessanti ce ne sono sempre tanti per ogni annata. La concorrenza è alta e spiccare non è facile. Alzi la mano chi avrebbe predetto per Vaghe un presente così a ridosso delle festività pasquali. Con lui si sta vivendo un erto bis, anche grazie alle condizioni fisiche non perfette nell'ultimo periodo del numero 75, pronto però a tornare a disposizione di Strama già da Genova. Stessa squadra di provenienza e stesso percorso, perché, ricordate bene, a Udine i giocatori non arrivano con l'autostop, citazione quanto mai azzeccata del Paron Pozzo. I giocatori in casa friulana vengono scelti con spiccata cognizione di causa e il Maliano è solo l'ultimo di una lista sconfinata di esempi. Certo, tornando a bomba, non facile immaginare quello che stiamo vedendo ora pensando all'estate scorsa, quando sui social erano più condivise le istantanee della sua donna che le sue schede tecniche. Il difficile ambientamento con un campionato diverso
e una lingua diversa non hanno reso le cose semplici. L'amico Tomà interprete ha facilitato di molto le cose, ma Molla, che ricordiamolo non è mollo, ha continuato per la sua strada, facendo la cosa che sa fare meglio, lavorare. Tanto sudore buttato sul Brusieschi, oltre anche qualche acciacco fisico. La strada per il successo, d'altronde, è lastricata di sacrificio. Lo sa Molla, lo ripete fino allo sfinimento stramaccioni. Il numero 2 bianconero raccoglie i frutti con l'esordio totalmente inaspettato a Genova. Gioca bene, argina gli avanti doriani senza patemi d'animo. Il lavoro, come detto, lo aiuta, il resto lo fa il suo fisico straordinario, unico per caratteristiche nell'organico bianconero. Torna dalla Coppa d'Africa, svanita per un sorteggio, più motivato di prima e giocando titolare 5 partite consecutive, inamovibile nel suo 2015, iniziato il 15 febbraio, al pari di Danilo. Senza paura contro attaccanti del calibro di Quagliarella, Gomez, Denis, nel mezzo poi due reti che non fanno mai male. Due gol, quasi tre se non fosse stato per Padelli. Di testa e di piede, un feeling con la rete avversaria che rende il maliano un prospetto completo, determinante per l'Udinese e per la sua nazionale. Un classe 91, cresciuto a dismisura in meno di un anno e ormai realtà concreta, a cui affidarsi in ogni circostanza, perché Vaghe, nelle ultime partite, ha dimostrato di essere sì Molla, ma assolutamente non mollo. C'è un compagno di tutti questi che hai incontrato in questa nuova annata, in questa nuova esperienza all'Udinese, con cui hai legato di più? All'inizio Camille, francese per la lingua, ma ora capisco di più, sono amico di tutti e tutti vogliono mi bene. C'è nel mondo del calcio un tuo idolo, un tuo modello a cui ti sei ispirato? Mio idolo è Thuram, mi rispetto tutti i grandi giocatori. Grandissimo giocatore Thuram, che ha fatto grande la Francia. C'è però un giocatore a cui può essere paragonato, a cui assomigli? Diciamo Compagnie. Un altro grande giocatore. Poi sui colpi di testa sei molto forte, lo hai dimostrato, comunque nel gioco aereo, anche di piede, di essere pronto. Qual è il tuo segreto in questo fondamento? Perché dai giovanili in Francia ero bravo di testa. Qui all'Udinese hai incontrato tanti difensori forti, esperti, come Danilo, Domizzi, lo stesso Ertò. Com'è stato confrontarsi con lui? Naturalmente cerco di osservare i più esperti come Danilo, Domizzi o Ertò. Io mi alleno alle meglio e il mister decide. Il mister decide, un po' a sorpresa, dobbiamo dirlo, contro la Sampdoria. Ti ha messo in formazione, titolare, hai fatto anche una gran bella partita contro attaccanti difficili come Gabbiadini. Quali erano le tue emozioni quel giorno quando Stramaccioni ha detto il tuo nome? Ero tranquillo, ma sono stato molto contento di dimostrare il mio valore. Ho pensato solo a giocare bene per la squadra. Tu hai giocato due partite con la nazionale Under 19 francese, poi però, visto anche il doppio passaporto, hai scelto il Mali. È una scelta ovviamente di vita che hai dovuto fare. Come mai comunque la scelta di giocare con la nazionale africana piuttosto che con la Francia? Ho scelto il Mali per la mia famiglia. Mi piace giocare con la nazionale, è un onore. Segnare è ancora più importante e ringrazio anche la mia compagna per questo, come la Francia avrei avuto meno opportunità. L'opportunità, ovviamente c'è più concorrenza in Francia. Con il Mali hai comunque disputato partite importanti. Quali sono gli obiettivi con questa nazionale? Partecipare al mondiale perché non mai partecipo. Sarebbe sicuramente un sogno partecipare con la maglia del Mali al mondiale. Thank you.
passiamo un po' alla tua vita privata, cosa ti piace fare nel tempo libero, insomma, quale importanza dai anche ai valori come la famiglia, l'amicizia e l'amore? Mi piace stare a casa, riposare, stare con la mia famiglia. Sono importanti perché se stiamo bene gioco anche bene. L'ultima domanda consueta della tua, per tu cosa vedi nel tuo futuro fra qualche anno? Spero di stare bene, prima giocare qui e poi vediamo. E quindi alla fine un saluto ai tifosi dell'Udinese da parte di Molavaghi. Un saluto ai tifosi dell'Udinese. Anche in francese magari. Salut a tutti i tifosi dell'Udinese. Grazie Molla, e in bocca al lupo per tutto. Sì, grazie. Another chance to try and pick out the likes of Gregory Leca in the middle. That's a corner off the line and it's snuck in.